che cosa ha spinto lui ad accettare Salerno, al di là dell'aspetto emotivo, insomma, affettivo, di tifo, e che squadra con la società. Una alla volta, perché la prima già è molto impegnativa. Vabbè, però, insomma, visto che stiamo in tanti, il microfono dovrà girare, e che squadra con la società, insomma, ha in mente di formare, insomma, di far scendere in campo e di proporre al pubblico. Io credo di non aver bisogno di dimostrare se so fare o no l'allenatore, però non posso negare che nelle ultime mie esperienze le cose non siano andate a secondo di quello che sinceramente volevo. E proprio questa domanda me l'ha fatta Lotito, mi ha detto: perché le cose non sono andate bene negli ultimi anni? E ho risposto: quattro società l'anno dopo che sono andato via io purtroppo sono fallite, quindi sono arrivato in un momento in cui le società non andavano certamente bene, e dare anche risultati diventa veramente difficile quando ci sono tante cose da gestire. Detto questo, avevo bisogno di una grande piazza, di una grande società per poter rilanciare probabilmente la mia figura di allenatore, e quindi questa opportunità qui è un'opportunità enorme. Detto questo, non esiste di meglio che la Salernitana e una società così importante come quella nostra, quindi credo di essere stato abbastanza chiaro. Per quello che riguarda la squadra, non puoi venire a Salerno e partecipare, ci devi venire solo se vuoi essere protagonista, e quindi protagonista intendo proprio come risultato finale, come classifica, e quindi so che da parte della società c'è questa volontà, la piazza te lo impone, le mie aspettative sono le stesse, quindi credo che sia un matrimonio facilmente da portare avanti, facilmente quello di allestire una squadra competitiva. Non ti chiedo i nomi, ma ti chiedo, anche perché non li so da lui, quindi, rispetto all'importanza di questi contratti, se hai dato delle priorità, cioè del tipo, provo a spiegarmi meglio, in quel ruolo mi serve un giocatore di esperienza, un giocatore importante. La seconda domanda, e poi lascio il microfono ai colleghi, se temi di più questa straordinaria voglia che hai di riscatto dopo le esperienze poco fortunate passate, se ho talmente temi... tante cose in mente che se mi dici due domande di seguito va bene, allora vai con la prima risposta, a portartela a termine. Quindi non c'è un ruolo, non c'è un giocatore, c'è una caratteristica caratteriale soprattutto. Primo, deve saper portare questa maglia, che è pesante, non è una maglia facile da portare, quindi chi indossa questa maglia deve sapere della responsabilità alla quale va incontro, dentro e fuori dal campo. Non puoi permetterti di poter compromettere le tue prestazioni, che a volte potrebbero essere non all'altezza, perché fuori dal campo ti comporti male. Quindi bisogna che chi viene a giocare qui sappia benissimo a che cosa va incontro, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista tecnico e soprattutto dal punto di vista dei risultati. Perciò giocatori che abbiano la personalità di saper trascinare la tifoseria. Qui l'età c'entra poco, sia un ventenne o un trentenne. C'entra poco l'età. Ho la fortuna di aver giocato alla Reti, è un campo troppo grande, se non hai la gamba, con la tecnica fai poco, ci vuole gamba per poter coprire le distanze, e quindi giocatori freschi, non giocatori spenti. Giocatori spenti sono belli per fare gli abbonamenti probabilmente, ma poi per la sostanza che conta non vanno bene. La forte personalità di Lotito, la voglia di riscatto dopo le esperienze poco fortunate di un recente passato, il fatto di sentirti di fatto un salernitano d'adozione per mille motivi che non stiamo qui a sottolineare, temi qualcosa? Beh, alcuni di questi sono lì dietro. Esatto. Temi tutto questo, oppure tutto ciò è un qualcosa in più, no, una spinta in più? Io la forte personalità metto pure quella del direttore. Quella l'avevamo già... No, nessun timore, nessuna niente di niente, perché abbiamo messo 5 minuti per chiudere l'accordo, no? Neanche. Quindi è stata una cosa veramente velocissima, perché probabilmente in loro c'era già la convinzione e in me c'era il desiderio, quindi le due cose sono state subito portate a termine, proprio perché c'è la consapevolezza di quello che dobbiamo affrontare, quindi nessuna voglia di rivalsa in particolare. Abbiamo detto, è stato detto anche da parte della proprietà, che si chiudeva un ciclo e se ne apriva uno nuovo. Questo non significa, come ho sentito da più parti,
che ci saranno dei ridimensionamenti, probabilmente qualche dichiarazione di qualche tesserato è stata fraintesa, la società non ridimensiona, anzi se è per questo rilancia a 360 gradi. Chiaro è che aprendo un nuovo ciclo, i cicli comunque hanno una durata. Quello che possiamo dire è che allestiremo, cercheremo insieme al mister di allestire una squadra, un gruppo che già dalle prime battute dovrà dimostrare di essere all'altezza di Salerno.